Io sono Ania e bentornati in questo nuovissimo video con la mia bellissima maglietta degli animali fantastici e il mio quadernino dove ho scritto tutti gli appunti, se non mi ricordo una ceppa. Oggi andremo a fare la recensione del secondo episodio della sesta stagione di Younger. Io ripeto sempre, se non avete visto ancora le due puntate della sesta stagione, comunque non siete in pari con Younger, io vi consiglio di prima di andare a vedere la puntata e poi tornare su questo video. Ma partiamo subito. Allora, la puntata inizia con Liza vestita di merda, che riceve un invito da parte di Josh per scoprire se il bambino è maschio o femmina. Quindi organizza questa festa per scoprire il sesso insieme. Poi c'è questo momento mio di ship, poco rilevante in realtà per la puntata, dove Josh e Liza sono al supermercato per comprare cose per il bambino. E perché comunque Liza aveva deciso, comunque promesso a Josh che l'avrebbe aiutato, quindi vabbè, momento mio di ship. Poi una cosa molto importante per la puntata è il lavoro stressante per Kelsey e Liza, perché comunque incontrano questa Quinn che mi sta sul coglioni, spero che se vada presto, che insiste a voler pubblicare il suo libro con la Millennial, ma comunque Kelsey dice: papale papale in faccia, così il tuo libro fa schifo, non lo voglio pubblicare. Lei, questa Quinn, scende un compromesso con Kelsey, dice: guarda, tu mo me lo pubblichi questo libro, se non avrà successo tu non mi vedrai mai più. Lei accetta Kelsey e speriamo che lei se ne vada più presto e non si vedrà mai più. Poi va bene, momenti di Team Charles che io non approvo mai, vabbè. Poi un momento di Charles e Diana in cui lui si scusa con lei per aver mentito sulla relazione che aveva con Liza, che ha con Liza. E vabbè, però appena dopo Enzo e Diana litigano e forse pare che lui la voglia lasciare, perché lui pensa che Diana non sia innamorata di lui, comunque si è innamorato di un altro, questo altro dovrebbe essere Charles, ma vabbè. Però poi ovviamente chiariscono come al solito. Mi dispiace se si lasciano comunque, ma da come si sono andate le cose poi nel corso della puntata non si lasciano, meno male, perché a me piacciono come coppia, ecco, anche se non mi fanno impazzire, nel senso non è che è fondamentale questa relazione tra Enzo e Diana. Però mi dispiacerebbe, comunque non si lasciano, perché poi chiariscono e si rimettono insieme comunque come prima. E poi una cosa, un'altra cosa molto importante. Allora, Charles e Liza vanno a letto insieme, questa scena in cui si vede che loro due andranno a letto insieme, ma il giorno dopo c'è questa fatidica festa del bambino di Josh, ma non si viene a scoprire effettivamente il sesso, perché avevano organizzato dei palloncini dove Josh doveva scoppiare e non so in quale modo doveva sapere che il figlio era maschio o femmina. Comunque non ci riescono perché questi palloncini volano, perché sono quelli palloncini con l'elio, no? Però poi l'hanno scoperto molto presto, perché la fidanzata di Josh, o moglie, non ho capito che ancora che stanno. Comunque, questa è la fidanzata irlandese di Josh, ha le contrazioni e deve partorire subito ed immediatamente. Infatti chiamano un Uber, le partorisce su Uber, credo, ho capito così. Comunque in ospedale ci arrivano, sani e salvi. E una cosa appunto fondamentale di questa scena, diciamo, è che Liza, vabbè, è andata in ospedale con Josh. Lui è felice ovviamente di avere questo figlio, ma Liza, nel senso, è felice sicuramente per Josh, questo siamo felici tutti, tranne per me che sono Team Josh e tutte le altre persone Team Josh come me. E perché comunque sì, cioè, Josh è un bambino, cioè dobbiamo essere felici per Josh, però purtroppo ecco, il figlio non è di Liza, è solo di Josh con un'altra. Vabbè. Comunque, Liza torna a casa da Charles dall'ospedale e lui apparentemente felice. Lui, no, cioè lui è palese, cioè lui è felice, Charles, e questo mi sta bene. Mi sta bene soprattutto che abbia trovato
una donna con cui condividere la sua vita, perché dopo il divorzio con la moglie, con cui si è ritrovato solo con le due bambine, però questa persona per me non deve essere Liza. Cioè, non potevi trovarti un'altra donna con... cioè, io va bene, capisco tu voglia trovare una donna con cui stare bene, appunto, ripeto, dopo il divorzio, le bambine, eccetera, eccetera. Comunque, sì, Liza ha fatto anche da babysitter in passato alle figlie di Charles, ed è questo che è stata la causa scatenante, secondo me, del loro amore. Però, cioè, non deve essere Liza. Non voglio che sia Liza. Scusa, mi fa incazzare troppo, vabbè. Però, se è felice lui con Liza, ok. Il problema è Liza, che... lei dice di essere felice, ok, con Charles, sì, vabbè, anche lei ha trovato un uomo della sua età con cui stare insieme, eccetera, eccetera, però, cioè, alla fine, c'è cioè, proprio la scena finale in cui lei abbraccia Charles, dopo aver detto sì, sì, sono felice, si abbracciano e, cioè, in realtà ha fatto una faccia tipo, vabbè, perché, cioè, ha proprio fatto un'espressione della serie, in realtà non sono felice come vorrei, io almeno questo ho capito, io l'ho inteso così. E non lo so, non so se essere felice per Liza e Charles. Da una parte lo sono perché si sono trovati, ma dall'altra si vede palesemente che Liza in realtà era più felice con Josh. Adesso non lo dico perché sono più di Josh, un po' per questo sì. Però, voglio dire, se Liza fosse stata davvero felice con Charles, lo avrei apprezzato. Nel senso, mi sarei messa l'anima in pace e basta. Ma dai comportamenti di Liza, o almeno da come non vorrebbe apparire, ho capito che in realtà lei ci sta molto male per Josh, perché lui ha avuto un bambino con un'altra, perché comunque lui è felice con un'altra donna. Ma in realtà io spero che anche da parte di Charles ci sia lo stesso, o almeno, cioè, da come sono andate le cose, in realtà pare che Josh non voglia tornare insieme a Liza. Cioè, io ho capito questo, anche se c'è comunque un po' di rimorso da parte di Josh, però in realtà il problema è Liza. Io spero davvero che possa lasciare Charles. Non adesso, ovviamente, perché sennò andrebbe giù ancora peggio di come adesso, emotivamente dico. O almeno in futuro, quando potrà riappacificarsi con Josh. Cioè, non è che adesso sono litigati, sono comunque amici, ma riappacificarsi nel senso sentimentale. Io lo spero con tutto il mio cuore, perché... sì, però dall'altro lato, se Josh e Liza si rimetteranno insieme, il problema poi diventano due, in realtà. Charles, perché viene lasciato da Liza, questo in realtà da una parte mi dispiace, dall'altra no, ci godo troppo, e la fidanzata irlandese di Josh, che ovviamente non ho capito se si sposano, non ho capito niente, questo bisogna vedere in futuro. Io spero questo, ovviamente. E niente, io poi sono molto contenta per Kelsey, perché si sta facendo valere da un lato, andando bene il suo lavoro, ovviamente deve prendere ancora esperienza perché è un lavoro nuovo per lei, però credo che Kelsey abbia una personalità adatta per questo lavoro, quindi la sua dovrebbe essere solo esperienza da fare. Comunque niente, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, lasciate un like anche al caso e fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Younger in generale e in particolare della 6x2, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!